c'è una banda di ladri specializzati che imperversa in Brianza. Rubano le gomme delle auto in sosta, anzi le ruote intere. Poi abbandonano il veicolo e così il proprietario se lo ritrova il mattino. È successo anche a San Fruttoso, a San Rocco e in altri quartieri di Monza. Il fenomeno è in aumento. La banda è la stessa, la tecnica identica. Lo dimostrano il cric abbandonato sul posto e i mattoni usati per sostenere l'auto dopo aver tolto la prima ruota. Identici. Al danno per gomma e cerchione si aggiunge quello alla carrozzeria, perché il peso della vettura sul mattone finisce, spesso, per causare una deformazione al longherone. Non tutti denunciano il furto, perché non tutti hanno una copertura assicurativa.